e il titolo del mio intervento è appunto Officina Ferrarese Inflammable Material, una frase che a questo punto mi sembra del tutto inadeguata, perché il giudizio sul 200, come avete capito, è Inflammable Material. L'Officina Ferrarese vedrete che è una cosa molto, molto più tranquilla. Il titolo del mio intervento, qui voi vedete la copertina della prima edizione del volume, quella del 1934, e un ritratto di Longhi che abbiamo già visto, un ritratto di Longhi realizzato da Gitta Carrel, grazie, nel 1934, proprio nell'anno in cui esce il libro. Il titolo del mio intervento, vi dicevo, è tratto dalla recensione che di Officina Ferrarese esce 2 anni più tardi, nel 1936, sulle pagine del Burlington Magazine, recensione che viene scritta da Alice Waterhouse e, mi pare è stato ricordato anche questa mattina, recensione a cui Longhi in fondo risponde nel 1940 con gli ampliamenti nell'Officina Ferrarese, dove chiama, così, un po' per scherno, ma forse anche appunto per dileggiare la mania fascista di italianizzare i nomi, chiama il Waterhouse Casarà. Una recensione, quella di Waterhouse, a cui Longhi, diciamo comunque al di là di come lo chiama, reagisce molto male, ma in realtà vedremo una recensione che è molto equanime nei confronti di Longhi e che coglie, direi, molto bene il cuore dell'Officina. E voi vedete nella parte più alta, appunto, dove si dice che il libro in realtà è una sorta di recensione, running commentary, al catalogo della grande mostra sul Rinascimento ferrarese che si era tenuta a Ferrara nel 1933, ma di come appunto ci sono due scopi principali: fissare una cronologia rigorosa della pittura ferrarese e essere il più rude, il più antipatico possibile con Mr. Berenson, per quanto lo consenta la lingua italiana. Non dobbiamo dimenticare che questo dell'Officina Ferrarese, che esce nel 1934, è con il Piero della Francesca del 1927, è la seconda prova importante di Longhi su temi rinascimentali, ma che fino a quella data Longhi, nel panorama nazionale non solo, era considerato soprattutto un grandissimo seicentista e erano state più sporadiche le sue attenzioni ai secoli precedenti. E quindi Officina è davvero il libro attraverso il quale Longhi si vuole misurare con Bernard Berenson. È veramente il libro in cui è più polemico con Bernard Berenson, e quello che vediamo è un dialogo, come dire, sui contenuti anche però con Bernard Berenson, al di là delle attribuzioni. Dicevamo appunto che Officina nasce come una sorta di recensione alla mostra del 1933, mostra del 1933 che era stata organizzata da uno studioso importante, Nino Barbantini, che si è occupato soprattutto di arte del Novecento, ma non solo, ferrarese. La mostra era stata voluta moltissimo da Italo Balbo e Barbantini non aveva coinvolto Longhi, ma io credo che questo debba stupire fino a un certo punto, proprio perché a quelle date Longhi non era visto come lo specialista di riferimento su questi temi, e invece Barbantini aveva sentito naturalmente il decano della storia dell'arte italiana a quelle date, cioè Adolfo Venturi, non solo il decano ma anche lo storico dell'arte italiana a cui si dovevano contributi fondamentali appunto sulla Ferrara del Rinascimento, e naturalmente anche proprio Bernard Berenson. Non compaiono nel catalogo né il nome di Venturi né il nome di Berenson, ma sappiamo che sono di fatto, come dire, i due personaggi che stanno dietro alle scelte che erano state fatte da Barbantini alla mostra. La foto di Berenson invece non è coeva a Officina Ferrarese, è una foto molto più tarda, è una foto del 55 che lo mostra alla Galleria Borghese a Roma. Io qui vorrei concentrarmi soprattutto su Ercole Roberti, però naturalmente come dire, non posso non farvi vedere alcune delle
come dire, delle scoperte importanti relative anche a aspetti precedenti alla pittura ferrarese. Il libro, come sapete, prende in considerazione la pittura a Ferrara a partire dal 300 e si ferma con una frase celeberrima dedicata alla notte di Guercino, quindi prende in considerazione diciamo tre secoli di pittura ferrarese, ma naturalmente il momento che è maggiormente studiato, scavato, indagato nel libro è quello che va dalla metà del 400, diciamo, al primo quarto del 500. Cosmetura su quello che aggiunge Longhi alla Tura della mostra c'è poco da dire, nel senso che Longhi in questo caso addirittura elogia gli organizzatori della mostra per la scelta delle opere turiane e il contributo, a parte qualche attribuzione nuova di opere come San Giovanni Battista che oggi è presso Thyssen, diciamo il contributo più importante è quello alla ricostruzione del Politico Roverella, che si accompagna appunto a considerazioni anche di metodo, cioè questa invocazione di questo senso che lui non vede esercitato dai suoi colleghi, e il senso non di una generica unità individuale, in questo caso quello che basta per riconoscere che le tavolette sono del Tura, ma quello dell'unità d'opera, cioè vedere appunto come ragioni iconografiche ma anche di carpenteria e soprattutto di stile tengano insieme queste opere. Quindi questi tre tondini che sono negli Stati Uniti e che erano già noti come opere di Cosmetura vengono collegati al politico Roverella, qui li vedete, nel 40, e qui un confronto che suggerisce Longhi proprio fra la tavola superiore in bianco e nero e una delle predelle a colori per vedere questa stretta connessione fra le due, e nel 40 aggiungerà, qui un'aggiunta non ovvia, il busto di San Giorgio che si trova in una collezione privata che oggi è approdato al Museo di San Diego. Lo aggiungerà sulla scorta della lettura poi delle fonti di Baruffaldi, lo considererà un frammento della parte laterale sinistra del Politico Roverella. E quindi diciamo queste sono le due aggiunte più importanti. Su Francesco del Cossa, il donatellesco Francesco del Cossa, come dice Longhi, non mancano attribuzioni nuove, non tutte diciamo oggi comunemente accettate, ma qui proprio per avvicinarci a Ercole vorrei parlarvi, perlomeno accennarvi a una cosa che da sola evidentemente potrebbe costituire il tema di una lezione, cioè la celeberrima ricostruzione del Politico Griffoni. Vorrei soltanto farvi presente questo, che nel 1934, quando scrive questo testo, la ricostruzione era stata cominciata da Frizzoni, da un allievo di Morelli negli anni 80 dell'Ottocento, che aveva riunito la tavola centrale, quella col San Vincenzo Ferrera a Londra, alle due tavole laterali a Brera e alla predella. In realtà anche fondandosi diciamo non solo sulla somiglianza stilistica, sullo stesso repertorio architettonico, ma anche su fonti molto attendibili che sono nient'altro che le vite di Giorgio Vasari e ancora prima la Graticola di Bologna di Lamo, che descrivono questo quadro e quindi, come dire, questo grande politico che era nella Cappella dei Grifoni in San Petronio. La ricostruzione si è fermata lì. Nel frattempo emergevano altri quadri, appunto, che poi Longhi avrebbe ricondotto al Politico. Questi quadri venivano via via avvicinati a Cossa o a Ercole De Roberti, ma non venivano, come dire, collegati al Politico. Vi è anche da dire che in questo momento la predella, quando Longhi scrive, veniva comunemente data a Francesco del Cossa, nonostante appunto le fonti antiche dicessero che la predella era dipinta da Ercole, ma ritenendola parte di questo complesso si dava a Francesco del Cossa. Qui vedete la prima ricostruzione del 34, tutto l'ordine superiore e vari pilastrini, quella poi del 40 dove si aggiungono i due tondini in alto con l'Annunciazione,
E sappiamo che questa ricostruzione venne molto discussa da Waterhouse, e questo fece molto, come dire, infastidì molto Longhi, e effettivamente era del tutto pretestuoso il motivo per cui Waterhouse attaccava questa ricostruzione. Si fondava sul fatto che due di queste tavole, credo due delle tavole piccole, penso quelle che oggi sono Cini, erano comparse ad un'asta ottocentesca come provenienti da Padova. Una cosa che non era vera, ma che faceva pensare a Waterhouse che non potessero provenire da Bologna. In realtà c'è stata molta discussione su questa ricostruzione. L'altro aspetto problematico è quello determinato dal fatto che l'ordine principale ha un fondo di paesaggio, mentre l'ordine superiore è sul fondo oro. Qui vedete il San Floriano e la Santa Lucia e la tavola centrale con la crocifissione, tavola che nel 1934 Berenson dava ad Andrea del Castagno. E qui vi ho messo quanto scrive Longhi per, come dire, per aggirare la difficoltà del fondo oro nel registro superiore e per spiegare che in realtà nel registro superiore poteva stare benissimo anche il fondo oro, anche se nelle tavole del registro inferiore questo non c'era, e a, come dire, confermare questo adduceva anche una serie di modelli veneziani. La ricostruzione, come sa bene Daniele Benati qui davanti a me, e questi sono i santini, ma su cui torneremo, e l'annunciazione che Longhi dà a Cossa, che oggi è data a Roberti, vedete il confronto con uno dei santini di Roberti, ma che forse nell'annunciata ha anche, come dire, degli aspetti vicino a Cossa. È uno veramente delle parti del Polittico, diciamo, più, dove è più indistricabile forse il rapporto fra i due. Dicevo, la ricostruzione, come appunto sa bene Daniele Benati, che ha pubblicato questo disegno che ha ritrovato all'inizio degli anni Ottanta, direi Francesca Montefusco, è un disegno fatto dall'abate Orlandi che negli anni venti del Settecento, nel momento in cui il Polittico sta per essere smantellato in San Petronio, disegna, vedete, anche in modo un po' corsivo, rendendola più settecentesca, la carpenteria, ma enumera precisamente tutte le tavole. Si vedono le tre del registro inferiore, quelle del registro superiore, i due tondini dell'annunciazione messi sopra addirittura quelli del registro superiore e non in mezzo come aveva fatto Longhi, e poi i pilastrini. Quindi, diciamo, questa è stata una conferma importantissima, e questa è, diciamo, non solo, come dire, uno dei tour de force di ricostruzione di un complesso smembrato più spettacolari della storia dell'arte, ma diciamo, è un aspetto molto importante perché nelle pagine di Officina Roberto Longhi discute molto il rapporto appunto fra Francesco del Cossa, che era il capo bottega, e Ercole De Roberti, cui si devono tante parti all'interno di questo Polittico, e vedremo che questo rapporto è decisivo per capire anche le altre attribuzioni che Longhi fa a Ercole Roberti. Ecco, comincio con questa strana slide per ricordare come noi veramente dobbiamo moltissimo a Roberto Longhi per quella che è la conoscenza attuale, la messa a fuoco della fisionomia di Ercole Roberti, e che la fisionomia di Ercole Roberti era stata il frutto soprattutto di ricerche che si erano compiute in Italia e non solo, a partire dagli anni Ottanta del XIX secolo. Appunto Venturi ne era stato uno dei grandi protagonisti, ma immediatamente prima di Venturi anche, come dire, forse il più grande conoscitore italiano di fine Ottocento, Giovan Battista Cavalcaselle, da un lato non sapeva che la Pala di Porto, la Pala di Brera, che è un'opera documentata di Ercole Roberti, documentata nel 1480, che proviene da Ravenna, ecco, per una, diciamo, per un equivoco documentario e delle fonti che avevano fatto a scrivere la pala un misterioso Stefano da Ferrara, Cavalcaselle teneva quest'opera fuori dal catalogo di Ercole Roberti, mentre, diciamo, è l'opera cardine di Ercole Roberti, perché
documentata e sta al centro del suo percorso nel 1480, e invece, curiosamente, attribuiva a Ercole Roberti la crocefissione, la piccola crocefissione del Museo Corrèze di Venezia, che peraltro opera di Giovanni Bellini e che peraltro già Morelli precedentemente aveva dato a Bellini. Questo per dirvi come, diciamo, anche un grandissimo conoscitore come Cavalcaselle non avesse ancora messo a fuoco la personalità di Ercole Roberti. Parliamo degli studiosi precedenti. Luigi Lanzi dice solo che è artista rarissimo, che non si veda da nessuna parte, che la fama che lo circonda è molto inferiore al suo merito, però facendo questo dice che è di Ercole Roberti un quadro che si trova a Pitti e che invece oggi è opera di Mazzolino, quindi di una generazione più tarda. Quindi diciamo era un pittore che veramente la storia dell'arte aveva cominciato a ricostruire negli ultimi, per Longhi, negli ultimi 50 anni. E Venturi, vi dicevo, aveva avuto una parte molto importante. La prima sistemazione, diciamo anche internazionale, del catalogo di Ercole l'abbiamo nei North Italian Painters che Bernard Berenson pubblica nel 1907, dove ritroviamo il catalogo canonico che in fondo Venturi aveva consegnato a Berenson, con la Pala di Brera, il San Giovanni Battista di Berlino. Cavalcaselle li teneva assieme sotto il nome Stefano da Ferrara. Le storie della passione di Dresda, che vengono da San Giovanni in Monte, la pietà di Liverpool e la, che andava insieme a quelle, anche se viene da San Giovanni in Monte, la raccolta della manna alla National Gallery di Londra, come il piccolo dittico con il presepio e il Cristo in pietà. Questo, diciamo, era un po' all'inizio del Novecento il catalogo di Ercole. Berenson naturalmente già nel 1907 vuole accrescere questo catalogo con proposte nuove. Scusate, dimenticavo anche i Santini, che poi Longhi porterà al Politico Grifoni, e queste altre due tavolette, la Medea, Laura Cook e la Madonna di Berlino. Vi dicevo, lo vorrà arricchire, però già in questo momento è interessante vedere, 1907, come Berenson, nel ricostruire i ferraresi, sia assolutamente parziale nei confronti di Cosmè Tura. Qui vedete che c'è questa frase: fra i giovani corsero a Padova, nessuno più di Cosimo Tura fu naturalmente dotato, nessuno approfittò più voracemente dell'esempio di Donatello ed ebbe più alto destino. E arrivando a dire che Tura fondò una dinastia di pittori che non soltanto signoreggiò la natia Ferrara ma tutte le terre estensi, e fu il patriarca da cui discesero Raffaello e Correggio. Quindi diciamo una affermazione non scontata, diciamo, e su cui ci sarebbe molto da discutere, ma che fa assolutamente di Tura il vero grande caposcuola. E questa è un'idea che accompagnerà sempre Berenson, perché in questo momento con Andrea De Marchi stiamo studiando i dipinti della collezione Cini e siamo incappati in una lettera del 1954. Lui va a casa di Cini, rivede il piccolo San Giorgio che era di Cini e di Cosmè Tura, dice: insuperabile, di fronte ad Ercole Roberti ci sta l'abisso, i colori sono i più impensati. Quindi proprio questa idea di questo giganteggiare di Tura rispetto a Ercole Roberti. Ed effettivamente, sempre torno a Berenson nel 7, voi vedete che il giudizio nei confronti di Ercole è un giudizio più limitativo, ma sia perché dei suoi maestri gli mancò l'istinto materiale o perché essi non seppero dargliene coscienza a coltivare, le sue opere sono lontane dal convincere come quelle di Tura e di Cossa. E poi più avanti, l'altro pezzo è tratto proprio dalla fine, dice: se ad Ercole, che prese la realtà di seconda mano e di terza mano le ragioni intellettuali dell'arte, se ad Ercole toccò una decadenza lamentevole, sappiamo cosa aspettarci dal suo allievo Lorenzo Costa. Quindi vedete, un parere assolutamente diminutivo. Quello che è interessante è che invece Longhi, già a questa altezza, e un Longhi che si affaccia alla storia dell'arte poco dopo il 1910 e si affaccia alla storia dell'arte venendo completamente sedotto da Berenson, però Longhi, e questo va bene, vado qui, Longhi nel 14, nelle celebri dispense poi pubblicate come del corso tenuto al liceo, nel liceo Tasso di Roma, già in queste dispense restituisce a Ercole invece un ruolo di supremazia nel grande trio dei ferraresi, Tura, Cossa
e Roberti. Vedete, matura, lo sapete, dice, si volge verso l'ingenuità metallica di tradizione padovana e l'umbro, cioè Piero della Francesca, pare essere sopraffatto, ripiglia alquanto nell'opera di Francesco del Cossa, il fantastico pittore della predella vaticana, vi dicevo prima la predella politico Griffoni, allora creduta anche da Longhi di Cossa, e finalmente si afferma con il sintetismo pittorico di Ercole de Roberti. Poi guardatelo accanto al suo predecessore, egli si è ispirato, ma nello stesso tempo quale trasformazione, come quello spazio conquistato in assoluto dal trono, sta parlando appunto della pala di Porto. Quindi con un giudizio assolutamente, diciamo, ribaltando, capite, le gerarchie che Berenson aveva appena messo sul tavolo. Qui, e ve ne grazio, volevo farvi vedere le due attribuzioni che Berenson faceva nel 7 e che poi verranno, diciamo, a cui oggi non crediamo più, e cioè la celeberrima allegoria che poi Longhi attribuirà a Giovanni Bellini e che più recentemente Bellosi ha passato al nome di Alvise Vivarini, e due tavolette ferraresi che rivedremo. Cosa succede? Berenson pubblica, seconda edizione degli Indici nel 31, un Berenson che, diciamocelo la verità, come ha detto Garboli, Berenson in fondo conclude la sua grande stagione di studioso già nel primo decennio del Novecento, come dire, poi aggiorna gli Indici, ma evidentemente questi aggiornamenti non erano il frutto di ripensamenti sistematici sugli artisti. E nel caso di Ercole è veramente assolutamente evidente. Se nel 7 ci sono 20 dipinti, più della metà sono quelli del canone venturiano, diciamo, nel 31 i dipinti sono 40 e c'è dentro di tutto. Io non faccio vedere tutto, ma tre opere ho scelto a caso, a colori la cosiddetta Madonna Cambo, che Longhi a torto poi ritenne fiorentina, ma che credo ancora adesso ci sono studiosi illustri che ritengono fiorentina, e che altri studiosi hanno passato a Francesco del Cossa, altri ad un anonimo vicino a Francesco del Cossa, comunque nessuno più ha riaffacciato il nome di Ercole. La Madonna Gualino a Torino, vicina a Ercole, ma nessuno più ha pronunciato il nome di Ercole, e il grande San Sebastiano degli Uffizi, che viene considerato una copia da Ercole. E cosa succede? Succede che questi quadri, in qualche modo, i quadri che Berenson ritiene di Ercole Roberti, passano, diciamo, sono fra i quadri, anche quelli non canonici, le nuove attribuzioni di Berenson, vengono, come dire, passate a Barbantini e confluiscono nell'Ercole Roberti che viene presentato a Ferrara alla mostra del 33. Qui quelli che vedete in bianco e nero sono tutti i quadri che Berenson riteneva di Ercole e che Barbantini accetta come di Ercole, e quello a colori, la Madonna sul ponte di Edimburgo, è invece un'aggiunta al corpo di Ercole fatta appunto dallo stesso Barbantini. E cosa succede? Longhi, nell'officina ferrarese, Longhi, che ha proprio idolo polemico a questo punto Berenson, smonta la mostra rispetto ad Ercole e smonta Berenson. Aveva appena parlato di quadri di Ercole Roberti, dice, ridiscendere da questa sfera quasi rarefatta, quella greve delle tante opere riferite comunemente ad Ercole e da noi già sommariamente escluse, è spesso una fatica. Meno ingrata, tuttavia, dove ci sarà modo di rimpastare le personalità fatiscenti dei maestri più simili ad Ercole, a parte il genio perduto. Si è già detto che dall'indice del Berenson cade almeno la metà dei numeri riferiti ad Ercole, e fra codesti spuri gioverà occuparsi dapprima di quelli venuti a figurare in mostra. Quindi cosa fa Ercole? Longhi, in prima battuta, cerca di prendere dall'Ercole di Berenson dei gruppi, come dire, coerenti, che possano essere ascritti ad altri maestri. E singolarmente questo aspetto verrà apprezzato da Waterhouse, questo aspetto così proprio di pura connoisseurship. Waterhouse dice: le pitture, i dipinti che vengono tolti dal catalogo di Ercole devono trovare una casa, e Longhi provvede una specie di cestino per una metà, circa sei, una mezza dozzina di queste opere, creando un artista che si chiama Vicino da Ferrara,
qui capite che proprio è la sfida aperta nei confronti di Berenson. Berenson era celebre anche internazionalmente per creare questi gruppi stilistici a cui dava nomi affascinanti, evocativi, appunto l'amico di Sandro, e diciamo questo è uno dei primi, come dire, raggruppamenti a cui Longhi dà un nome ed è vicino da Ferrara, cioè l'artista che è vicino ad Ercole. E poi anche Waterhouse apprezza come un'altra parte delle opere date a Ercole confluiscano invece nel catalogo del giovane Costa. Qui vedete quattro opere che Berenson considerava di Ercole: il grande San Gerolamo sotto l'arco della Pinacoteca di Ferrara, quello del Museo di Berlino e le due tavolette, e questo bruciava di più a Berenson, San Gerolamo e San Giovanni Battista, che ha pubblicato come Ercole e che gli appartenevano e quindi alle quali, come dire, credeva in modo particolare. C'era un'altra opera in mostra che apparteneva a Berenson ed era questa Crocefissione che Berenson appunto pubblica come Ercole Roberti, in mostra esposta come Ercole, e qui vedete che la polemica è proprio, come dire, esplicita e forte quando dice c'è questo gruppo che non quadra perfettamente ad alcuna fase di Ercole, per la primissima ragione che nessuno dei suoi membri attinge al grado costantemente supremo del maestro. La piccola Crocefissione della raccolta Berenson, le storie degli Argonauti e San Giovanni Evangelista di Berlino. E anche qui, scrive Longhi, si sconsacrano dipinti sul cartellino dei quali, accanto al nome di Ercole, era la scritta tabù, ma bisogna imbarcarsi per l'ingrata spedizione. E poi diventa veramente, come dire, una vera sfida a Berenson, dice: è vero che la dimostrazione di gruppo sembra più difficile nel caso della Crocefissione, ma ciò deve imputarsi alla manutenzione lamentevole. Anzi, è sicuro che soltanto quando il possessore, cioè Berenson, avrà usato a se stesso e ad altrui la finezza di far rimuovere gli sgraziati ritocchi, che soprattutto nel gruppo delle Marie svisano affatto l'originale, si potrà su quel che resti emettere un giudizio più schietto. E poi nella parte che vedete sotto lo avvicina a Costa ed è lì che crea quella meravigliosa espressione critica per Costa, parlando delle due tempere bentivoglio, che mi fanno sempre pensare a un'invasione di cavallette. E qui vedete appunto il nucleo di opere oltre alla Crocefissione che Ercole toglie dal catalogo di Longhi toglie dal catalogo di Ercole e passa in quello del giovane Costa. Waterhouse non solo è d'accordo con lui in questi corpi che stacca da Ercole, ma riconosce a Longhi, intanto anche Waterhouse riconosce che Ercole è the greatest of the Ferrarese painters, cioè il più grande quindi anche di Tura, e riconosce appunto che c'era questa personalità curiosamente eterogenea creata da Berenson, quindi diciamo in realtà è molto filolonghiano, vedete, e dice che Longhi non solo ha tolto delle opere a Ercole, ma ha segnato delle opere a Ercole che contribuiscono a ridefinirne il catalogo. Alcune opere sono, come dire, entrate definitivamente nel catalogo. Pensiamo al dittico Bentivoglio, che oggi sta a Washington, per Venturi di Francesco Del Cossa. Ercole lo mette a un pittore fra Maineri e Bianchi Ferrari, anche qui Longhi è sardonico nel dire: con questa attribuzione il dipinto che allora sul mercato costerà molto poco, lo Stato italiano dovrebbe aggiudicarselo. E però tenevo anche a farvi vedere un pezzo di Ercole dove un pezzo di Longhi dove spiega perché vada restituito a Ercole, dove dice: da frattura adamantina nelle pieghe della candida faldetta di Ginevra, tanto simile alle formazioni cristalline nel lembo volante della donna che accorre disperata al centro della predella vaticana. Quindi anche capire che un ritratto può essere confrontato non necessariamente solo con un ritratto. Restituisce a Ercole, che era fuori invece dal catalogo di Berenson. Quello impressionante è come Berenson avesse riempito il catalogo di tante opere appunto che tradivano un'idea non così alta di Ercole, e invece avesse trascurato opere note a tutti, perché l'ultima cena, la cena Domini, come la chiama Longhi, era la National Gallery di Londra, che Longhi ritiene, forse esagerando, una delle più alte trattazioni di questo tema nel 400, seconda solo a Leonardo. Sono in ritardo e quindi vado, mi dico da solo che devo fare in fretta.
restituzione anche più importante e sconcertante che non fosse avvenuta prima era quella della Pala di San Lazzaro, che si trovava a Berlino e che è andata distrutta nel 1945 e che fino a quel momento era pacificamente attribuita a Cosme Tura. Qui, come dire, a gioco facile è Longhi a dire che non è possibile che l'autore della Pala Roverella, la cui datazione sappiamo è molto controversa, ma che adesso pare attestarsi addirittura negli anni Ottanta, quindi seguirebbe la Pala di San Lazzaro. Longhi non lo sapeva e la metteva, come dire, inizio anni 70, dice è impensabile che un autore nel giro di una decina d'anni abbia un'evoluzione di questo tipo. E quindi, diciamo, a buon gioco a restituirla a Ercole. Va detto, a onor del vero, che negli stessi anni uno studioso tedesco, Hertz, in una tesi di dottorato discussa nel 1931, aveva proposto la stessa cosa, che però Longhi non poteva conoscere, perché questa cosa verrà pubblicata da Hertz su Pantheon solo nel 1935. Però, diciamo, era un approdo logico. E il confronto, naturalmente, è con la Pala di Porto, con la Pala portuense di Ravenna. C'è uno scarto di anni, qui entriamo in una diciamo in lunga discussione, perché Longhi la mette molto precocemente negli anni 70, mentre forse va intorno alla metà degli anni 70, però certamente il rapporto è perfetto. E volevo farvi notare, questo è un disegno di Cavalcaselle che aveva idee confuse forse su Ercole, ma che lo sappiamo bene, i quadri li guardava bene, che disegnando la Pala di San Lazzaro in alto a destra scrive vicino a Stefano da Ferrara, e cioè a quello che per lui era l'autore della Pala di Porto. Quindi già Cavalcaselle aveva, come dire, perfettamente intuito cosa legava queste opere. E naturalmente qui scaturiscono alcuni dei passi, come dire, più celebri di Longhi, nei quali rivendica la grandezza di Ercole, una grandezza, come dire, ormai italiana, non solo ferrarese. Cioè Tura è il genio, come dire, ferrarese, Ercole diventa quello che raccorda, come dice, l'arte ferrarese con l'arte italiana, con queste opere. Le conoscete bene, quindi vado avanti perché siamo già in ritardo. Non si è forse riflettuto abbastanza come un passaggio nodale sia proprio il riferimento deciso della predella del politico Greffoni, perché vi dicevo, già Frizzoni l'aveva riconosciuta, come l'aveva legata alle altre tavole, però questo quadro aveva oscillato e, diciamo, era rimasto soprattutto nel catalogo di Cossa. Venturi e Berenson la davano a Francesco del Cossa, vedete, vi ho fatto vedere prima, lo stesso Longhi nel 14 la chiamava opera di Francesco del Cossa. Nel momento in cui Longhi si rende conto che i santini laterali, da sempre dati a Roberti, vanno collegati al politico Griffoni, capisce che anche la predella è opera di Ercole, e quindi ritrova una delle opere più giovanili di Ercole e una delle opere, in fondo, diciamo, dove Ercole lavora con Cossa, ma più lontane da Cossa, dove c'è, come dire, un espressionismo appunto fortissimo, ancora, se vogliamo, di ascendenza turiana, che è quello che, come dire, ci fa riconoscere qui dentro Ercole Roberti. E qui, ecco, è proprio probabilmente il riconoscimento a Ercole della predella che poi determina il riconoscimento di Ercole dentro gli affreschi di Schifanoia. E su questo chiuderò. Gli affreschi di Schifanoia, lo ricordo magari ai ragazzi più giovani, sono, come dire, un cantiere molto complesso e un cantiere dove è anche difficile essere troppo perentori nelle attribuzioni, perché sappiamo bene che la parte più sicura è quella della parete dove sono raffigurati marzo, aprile e maggio, perché noi possediamo una lettera di Francesco del Cossa che scrive a Borso per lamentarsi del trattamento economico ricevuto e dice di avere fatto da solo quelle parti, appunto, che sono quelle identificabili con marzo, aprile e maggio. Da sempre però la critica si è accorta che, diciamo, perlomeno la parte del maggio, cioè quella che voi vedete alla vostra destra, non è all'altezza delle altre due, lo vedete bene confrontando anche, ad esempio, le nappe che decorano i carri, e quindi, diciamo, nel maggio noi dobbiamo pensare perlomeno a un intervento della bottega, ma un intervento che coinvolge anche, diciamo, il piano della progettazione, del disegno dell'affresco. Quindi, diciamo, un cantiere difficile, un cantiere che viene realizzato in tempi molto probabilmente ristretti nel corso della primavera estate del 69. Quindi, diciamo, teniamo presente che è difficile, come dire, orientarsi qui dentro.
Longhi parte dall'altra parete, la parete settentrionale, e dice come l'autore, gli autori anzi dei mesi di giugno e di luglio siano diciamo, penosi rispetto a Francesco del Cossa, lo stesso diciamo, perplessità anche per l'agosto, dove peraltro poi trova che una delle tre figure su fondo blu possa essere di Cossa, e questa è una cosa diciamo, che, su cui la critica non l'ha più seguito, ma diciamo, è sul settembre che, come dire, che dà il meglio di sé, perché il settembre, che le fonti più antiche davano Cosmetura, attribuzione che però ormai come dire, nessuno accettava più, ha l'idea geniale di capirne la qualità e di chiedersi chi alla data 1469-70 può dipingere così, non Cossa, che lì dentro è molto diverso, non Tura, che in quello stesso anno dipinge le Ante di San Giorgio, sono molto diverse, ma proprio forse il giovane Ercole Roberti. Vi erano dei problemi, come dire, anche relativamente alla data di nascita. Ercole Roberti non si sa quando è nato negli anni 50, se è nato nel 50 avrebbe 20 anni e poteva essere qui dentro. E qui vedete l'affresco e il pezzo appunto celeberrimo dove appunto Longhi parla della nuova pazzia che scoppia nell'arte ferrarese, dove c'è veramente uno dei come dire, brani più alti e più evocativi di Longhi, ma vado avanti, sempre sulla fucina di Vulcano, cioè come dire, risarcisce un affresco che era come dire, stato un po' giudicato insieme agli altri di quella parete. Ecco, adesso vengo alla parte finale. Questa, diciamo, questa idea è stata subito accolta dagli studiosi italiani. E all'inizio anche non solo dagli italiani, dalla recensione di Waterhouse non si capisce, ma non la nega. Benedict Nicholson, citato oggi da Anna Cavina, grande studioso caravaggesco, ma che esordisce con un libro sui pittori ferraresi nel 50, l'accetta. Poi però, diciamo, nel mondo non italiano, prima con lo studioso tedesco Rumer, ma poi negli anni 80 anche con studiosi più giovani, rifiuta questa attribuzione. La rifiuta dapprima, questo è un libro italiano, ma ci scrive una studiosa inglese, Kristen Lippincott, che dice Ercole è un allievo di Cossa, se dobbiamo cercare Ercole a Schifanoia lo dobbiamo cercare nel Maggio, in quella parte che sembra di bottega, che evidentemente non ha la qualità di Ercole. Non lo accetta Gio Manca, che nel 1992 pubblica una monografia su Ercole Roberti e dove vedete è chiamato, questo affresco è chiamato Maestro del Settembre. E anche in occasione dell'unica mostra monografica dedicata a Ercole che si è fatta al J. Paul Getty Museum nel 1999, Luke Sison, che scrive il saggio sul su Ercole, dedica solo una breve nota dove dice che è d'accordo con Lippincott e Manca e che l'attribuzione fatta da Longhi dice Ercole forse era troppo giovane per essere coinvolto, ma soprattutto dice the connection makes very little stylistic sense. E allora adesso anche magari come dire commentando poco voglio come dire chiudere facendovi vedere una serie di immagini di confronti che Longhi, questo appunto come dire esemplare che già sulle pagine di Officina ferrarese, tenete conto che una è una piccola tavoletta e l'altro è un grande affresco, ma poi molti altri, quelli di Venere, Marte nel letto e queste stranissime costruzioni che sembrano a metà naturali, a metà costruite dall'uomo, sempre nel settembre e nella predella, queste stranissime città con questi campanili aguzzi, anche qui vedete queste strane concrezioni geologiche, il confronto con i Santini, quindi sempre col politico Griffoni, un confronto fra la parte inferiore, dove c'è un personaggio che vedete con uno scorcio simile a uno dei personaggi della predella, e poi nel 49 esce un nuovo quadro di Ercole che viene pubblicato da Borenius sulle pagine del Burlington, quadro che allora era in collezione privata e che oggi è il Getty, che è il quadro che ha suscitato la mostra del Getty, e Longhi lo cita negli ampliamenti e dice io sono felice che sia uscito questo quadro perché questo quadro per me è la più bella conferma della mia ipotesi e diciamo a me come dire sembra che sia proprio sono convinto di tutto questo e diciamo non a caso poi quando nel 56
pubblica il libro metterà questo. E mi sembra che in qualche modo, voglio dire, su una scala molto diversa e minore, si ricrei un po' lo stesso dibattito evocato questa mattina fra appunto studiosi rispetto alle storie di San Francesco ad Assisi, fra studiosi tedeschi e anglosassoni e diciamo studiosi italiani, con questa veramente difficoltà da parte degli studiosi stranieri di accettare una cosa che invece da noi è completamente accettata. E volevo chiudere con l'ultimo pezzo di Waterhouse, quello appunto dell'inflammable material, dove dice i curatori dei musei devono averlo, ma devono tenerlo, come dire, sotto chiave, perché è un libro esplosivo. Ma poi finisce con parole di elogio, appunto, dove dice: professor Longhi ha una grande mente e questo libro nella lunga distanza vale molto di più ed è molto più stimolante che 100 compilazioni molto accurate. E qui credo che davvero anche Waterhouse stesse facendo una polemica, senza evocarlo, con Bernard Berenson. Scusate se ho sforato.